vittoria conquistata fino all'ultimo mezzo metro, lottata fino in fondo, una marcia trionfale. Sì, un grandissimo Fantino. Io ero convintissimo che la miglior monta su questo cavallo fosse Carlo Sanna. Lo ha dimostrato chi è Carlo Sanna e questo signore qui. Una persona corretta, un vero uomo, un grande Fantino. Tabacco si è dimostrato quello che noi sapevamo, stava molto bene, molto meglio il 2022 quando era venuto l'altra volta, e lo ha dimostrato. Una stalla che ha lavorato in maniera meravigliosa. Il cavallo è cresciuto giorno dopo giorno, e nonostante i tre giorni, i due giorni di blocco, sono riusciti a mantenere una lucidità di testa e di motore. Beh, ma il cavallo, al cavallo esperto che si diceva, no? Cavallo esperto che si diceva, però nulla è scontato. Non bisogna mai dare niente per scontato e questi signori lo hanno dimostrato. Anche perché preoccupavo per il posto alla mossa, era quello, non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo soltanto studiare tutte le opportunità che possono venire da quel posto alla mossa, perché altrimenti implodiamo su noi stessi. Abbiamo fatto 2000 disegni, poi alla fine ci siamo detti un Carlo, la cosa più semplice del mondo è una sola, quella di capire quando entra la mossa, no? che poi lo spazio poteva essere ristretto, quindi riuscire a cogliere questo, e Carlo ha avuto una lucidità in questo palio esagerata, dalla mossa fino al bandierino. Mossa peraltro non giudicata valida perché la rincorsa non era entrata. Come? Mossa peraltro giudicata non valida da moltissimi. Ah sì, sinceramente non l'ho guardata, sono sincero, cioè da riguardarla, per me era validissima. Due notti invece lunghe? Due notti lunghe, la prima forse, ieri sera eravamo tranquilli, Carlo ha dormito, io ho dormito, stamani non abbiamo pensato al palio, abbiamo iniziato a pensare al palio intorno alle 16.30, 16.45. Ci siamo rifocalizzati sul palio per gestire bene le energie mentali. Che effetto fa vincere con un cavallo di un ondaiolo, di un amico che è andato a prendere cavallo? Ieri sera alla cena della prova generale, ieri sera, ormai tre giorni fa alla cena della prova generale, ho detto: signori, Portuale avevamo tre volte, la seconda ha vinto, Tabacco la terza volta, la terza vincerà. Così è stato. A chi dedica questo palio? Lo dedico a tutti gli ondaioli perché sono meravigliosi. Io sono qui per loro, non sono qui per me, l'ho sempre dichiarato e continuo a dichiararlo, e quindi è giusto che questo palio sia per loro. E poi consentitemi anche di dedicarlo a Carlo Sanna, perché è un grandissimo Fantino, ancora non ha, come dire, raccolto quello che è il suo potenziale. Fantino giovanissimo, può fare veramente tanto in questo palio. Poi consentimi di fare anche un saluto a Luca Vigni, che è il mangino che è uscito lo scorso anno per motivi personali, professionali. Qui c'è tantissimo anche del suo palio fino allo scorso anno, quindi lo saluto calorosamente. C'è da dire che Carlo Sanna sembra esprimere il meglio di sé nell'onda comunque. Sì, può darsi, non lo so, secondo me è corso molto bene anche in altre contrade, il rapporto che abbiamo con lui è veramente un rapporto schietto, diretto, le cose funzionano ce le diciamo, le cose non funzionano cerchiamo di migliorarle reciprocamente, e questo credo sia una forza che ci accompagna tantissimo. Lei prima del palio aveva parlato...